siamo a Marina de Cesari, a Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Oggi è un giorno importante per Lifegate Plasticless perché oggi viene installato il Sibin, il cestino che cattura i rifiuti galleggianti, quindi sia macro che microplastiche, qui a Fano. Lo vedete alle mie spalle? È in corso proprio l'installazione. Tutto questo è avvenuto grazie al sostegno di Whirlpool. Lifegate Plasticless ha come obiettivo proprio quello di contribuire alla riduzione dell'inquinamento nei mari italiani. Pensate che nel mondo ogni anno 12 milioni di tonnellate di plastica entrano in mare. Solo in Italia sono 90 le tonnellate che ogni giorno raggiungono il mare, contribuendo al problema che riguarda tutto il mar Mediterraneo, dove è concentrato il 7% delle microplastiche a livello globale. Quindi Lifegate, attraverso l'installazione del maggior numero di Sibin in Italia, vuole contribuire alla raccolta dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e delle marine, come quella di Fano. Massimo, che cosa vuol dire per Fano aderire a Lifegate Plasticless? Un'iniziativa come questa ha due elementi fondamentali. Da una parte fare qualcosa di concreto per frenare questa emergenza che se non viene bloccata fa danni enormi. Dall'altra è anche un messaggio positivo, è un elemento di educazione, un elemento culturale per far comprendere che i nostri comportamenti vanno a deturpare, vanno a danneggiare un patrimonio dell'ambiente che ci dà tanto sotto tanti aspetti. Simone, ci avete impiegato un anno e mezzo, se non sbaglio, a sviluppare Sibin come lo conosciamo oggi. Come funziona quindi questo gioiellino? Bene, allora possiamo definirlo in pratica un aspirapolvere del mare, perché anziché polvere lui è in grado di aspirare e ritirare a sé tutti quelli che sono i detriti galleggianti che si trovano in uno specchio acqueo di 15-20 metri circa. Ma come funziona il Sibin? Il principio è semplice, c'è una pompa ad immersione che è in grado di filtrare 25.000 litri di acqua all'ora e tutto quello che riesce a tirare a sé attraverso la corrente che crea viene trattenuto in un cestino che ha una maglia sufficientemente fine per chiaramente trattenere i macro detriti come le plastiche, i sacchetti, le bottiglie, i tappi, alghe, fogliame, ma soprattutto le microplastiche, le microfibre fino a 2 mm circa. E questo è quello che ci ha spinto anche ad investire in questa tecnologia, perché i sistemi tradizionali di recupero dei detriti nei porti difficilmente intercettano questo tipo di detrito molto molto piccolo, che apparentemente ad oggi è uno dei principali mali dei nostri mari, e quindi riusciamo ad essere più efficaci sulla raccolta e sulla pulizia delle acque all'interno dei porti. Abbiamo saputo di una grande novità, lo sviluppo di una spugna che trattiene gli idrocarburi che si può inserire all'interno del Sibin. Giusto? Sì, ci puoi spiegare, Simone, di cosa si tratta? Sì, dopo qualche mese di test siamo riusciti a trovare una spugna in grado proprio di riuscire a trattenere tutto quello che sono sversamenti da idrocarburi, quindi idrocarburi, all'interno del Sibin. È una spugna che filtrando l'acqua, grazie alla sua composizione, riesce a trattenere le particelle di idrocarburo e quindi a far uscire dal fondo del Sibin l'acqua pulita. Ma ora ci puoi spiegare cosa sono queste attività? Certo, noi abbiamo fin dall'inizio avuto un atteggiamento di rispetto dell'ambiente. Ti basti pensare che nel 2003, quando siamo nati, siamo stati fra i primi porti ad adottare le pompe di aspirazione delle acque nere di sentina delle barche. Abbiamo creato l'isola ecologica quando non era di moda, insegnando ai nostri clienti a fare la raccolta differenziata. E negli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione con una rete di porti che si chiama MPN Marinas, abbiamo esteso lo sforzo di sensibilizzazione e quindi abbiamo coinvolto le scuole, abbiamo coinvolto la città, l'amministrazione di Fano. E adesso, oggi, viene installato il Sibin qui alla Marina de Cesari di Fano. Che cosa vuol dire per voi l'adesione quindi al progetto Lifegate Plasticless? Vuol dire confermare che ci siamo mossi bene, che siamo stati scelti per questa sperimentazione di cui siamo molto orgogliosi. E posso dire una cosa, che lo sforzo di far capire che tutti siamo responsabili delle nostre azioni, grazie a partner grandi come Whirlpool e Lifegate,
Io mi auguro questo sogno, che il nostro porto, ma soprattutto il grande mare, sia sempre meno pieno di plastica, mozziconi di sigarette, reti, e sempre più pieno di piume di gabbiano e di ramoscelli portati dal vento. Alessandro, perché Whirlpool aderisce al progetto LifeGate Plasticless? Il progetto Plasticless, grazie logicamente al supporto e al contributo di LifeGate, rientra all'interno di uno dei tanti programmi che stiamo portando avanti nel campo della sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale, la strategia che portiamo avanti, fa parte un po' del nostro DNA. Solo attraverso un approccio maturo, intelligente, sempre più evoluto, potremo assicurare alle future generazioni un ambiente migliore. E perfettamente l'installazione di oggi del primo SEBIN qui al porto di Fano e poi successivamente in quello di San Benedetto del Tronto è un esempio tangibile di quello che un'azienda, un cittadino, un'istituzione può fare per contribuire con un piccolo gesto a migliorare il nostro ambiente. E infatti voi siete impegnati concretamente anche in progetti come ad esempio il riutilizzo della plastica nella vostra produzione. Assolutamente, questo rientra in un programma avviato già da alcuni anni di economia circolare. Sempre di più stiamo portando avanti azioni per la famosa economia chiusa. Anche qui piccoli gesti che possono aiutare. Se pensiamo soltanto che l'intero mercato degli elettrodomestici a livello europeo oggi pesa soltanto per lo 0,5% di materiali plastici che vengono utilizzati e meno dell'1% di rifiuti di imballaggio, possiamo capire che pur non essendo i primi che possono contribuire a immettere rifiuti, ma siamo certamente stati tra i primi come Whirlpool ad aver aderito alla campagna promossa recentemente lo scorso giugno da parte della Unione Europea a favore di un'attenzione particolare sempre di più nei confronti delle materie plastiche. E questo tra l'altro mi dà anche la possibilità di ricordare che abbiamo stretto un patto, una strategia con tutti i nostri fornitori a livello di Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa per l'utilizzo di materiali per la nostra componentistica riciclati al 100% entro il 2025. Cosa significa per la regione Marche, quindi che si affaccia sul mare, fare parte di un progetto come LifeGate Plasticless, quindi che pone una soluzione concreta a pulire i mari? Per la regione Marche è fondamentale, il Mediterraneo, l'Adriatico, comunque il mare è per noi una risorsa incredibile, è una risorsa non solo dal punto di vista turistico, ma una risorsa soprattutto dal punto di vista ambientale e alimentare. Ovviamente tenendo pulito il mare significa che i nostri pesci, quindi la nostra pesca, il mercato ittico può produrre dare ai cittadini un prodotto di qualità a riparo da tanti rischi di inquinamento. Quindi è fondamentale non solo per noi, ma anche e soprattutto non solo per i piccoli, ma anche per i grandi. Quindi è un aspetto molto importante sul quale stiamo lavorando. E questa iniziativa di questa mattina va proprio nella direzione giusta, riuscire ad eliminare tutte quelle microplastiche che purtroppo per la noncuranza e la negligenza di tanti cittadini finiscono in mare. A me pare che sia un buon uovo di Colombo, ma sia la questione più importante su cui dobbiamo lavorare. Siamo stati qui oggi, vi abbiamo raccontato questa giornata molto speciale per il progetto LifeGate Plasticless alla Marina De Cesari di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Abbiamo visto l'installazione del primo SEBIN qui a Fano e vorrei ricordare una frase che ha citato Maura Garofoli, responsabile comunicazione della Marina De Cesari, che ha detto che vorrebbe vedere, si augura di vedere un mare dove possiamo trovare piume di gabbiano e bastoncini galleggianti e non più rifiuti di plastica. Con questa bella pensiero vi lascio a questo mare, quello di Fano, dell'Adriatico. Vi invito a seguire tutti gli aggiornamenti sul progetto LifeGate Plasticless e sul tema della plastica nei mari su lifegate.it.